Credo che il tema principale è che se vai in una città abbandonata ti senti in diritto di fare quello che ti pare. Il bagno nella Fontana di Trevi. Se Ma Venezia è io vado abbandonata? a Parigi e provo a fare il bagno in una fontana, non ce l'hanno neanche lontanamente una cosa come la Fontana di Trevi a Parigi, faccio un bagno a quell'ora lì. Arrivano in tempo zero, mi danno una fraccata di botte e mi mettono giustamente in galera e per uscire devo pagare e poi mi cacciano. A Fontana di Trevi, se va bene, arriva forse qualcuno quando ti sei asciugato. È chiaro? Cioè, questo è il punto, questo è il nodo e sono turisti stranieri che a casa loro non lo farebbero mai, Mai. ma vengono qui, c'è un'idea, un messaggio che passa. Se tu leggi sul New York Times che Roma è una, come dire, discarica a cielo aperto, quando quel turista americano viene, si sente in diritto di fare quello che a casa sua non farebbe. È la tutela dello Perché spazio dice no, comune, Sgarbi? dello Perché dice spazio no, Sgarbi? comune. Perché Ma dice perché, no? guarda, Sembrava molto ragionevole questa cosa che dice Sgarbi. sì, è troppo ragionevole. Io non No, riesco quasi mai a dammi essere del topo, d'accordo con Sgarbi, anche a me, dammi Esposito. del topo, per favore. No, no. Io lo facevo con un procedimento di rovesciamento animalistico per poter dire toppa alla sindaca. Però non sono d'accordo con Esposito perché per me fare il bagno alla Fontana di Trevi è giusto. Io farei pagare, cioè se tu hai il più grande film del più grande regista con Kim Novak che fa il bagno alla Fontana Non di c'era, Trevi, non è Kim devi Novak. vendere il bagno a 1.000 euro per chi lo vuole Ma fare. Poi riapriamo magari gli fai una Cinecittà, multa. facciamone Ma una perché coppia e non fare facciamogli il fare il bagno? bagno. Ma perché devo farglielo Sì. fare No, nell'originale? no, ma Facciamolo, io non facciamo la parlo di una Cinecittà, piscina per il facciamo una bagno. coppia e gli facciamo fare il bagno a Ma amico, pagamento, ma le sono fontane d'accordo. sono fatte apposta per prendere il fresco. Cioè, io faccio un No. ragionamento. No, capisco che tu ami i monumenti più di me, però quella fontana, quella pescheria, quel luogo dove c'è l'acqua, non è che di per sé siano estranei al fresco che una fontana deve dare. Quindi volevo dirti che io non mi scandalizzo, cioè troverei più grave che mi arrestassero se faccio un bagnetto. Ti dicono, guarda, hai fatto il bagno, 1.000 euro. E 1.000 euro anche per chi lo fa legittimamente. E dico di più, che quando il grande Graziano Cecchini, per un po' taciturno, divenne poi mio assessore al nulla, rese rossa la Togliete il Fontana di microfono a Trevi, Sgarbi, ma quello che dice mettetelo allo ma è sposto. Sempre d'accordo così. No, Sgarbi, ma ha ragione, ha ragione. il Capra, topolone grigio. fatemi sentire per favore. Nicola, no, ma guarda, io gli Fatemi voglio dare sentire ragione. Io Fatti. stasera, questa sera adoro tutti, tutti gli ospiti sono meravigliosi. Quindi, allora, teorema numero uno, se uno fa il bagno nella Fontana di Trevi e non lo fa nella Fontana di Parigi, beh... Perché a Parigi fa freddo, cioè, punto, punto primo. Secondo, non, se uno ha sete lì, capito, la calura romana e si avvicina a una fontanella di quelle dove si può anche bere, che schiacci sotto e esce la cosa, e a fianco c'è, come l'ha nominata prima, una meravigliosa fontana con le mestruazioni, che è una cosa, non ho mai sentito una cosa così orrenda. Bisogna tenersi la sete e dare la precedenza all'arte. Mi va benissimo. Bene, e siccome stiamo parlando...